a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, per chi è nuovo benvenuti, io sono Alexandra e questo è il mio canale, parlo di abbigliamento, accessori, moda, fashion in generale, la mia passione. Se anche a te piace questo genere di cose, ti invito a iscriverti al mio canale, di lasciare un like, un commento e attivare anche la campanella in modo da non perderti nessuno dei miei video. Allora, oggi di cosa parlerò? Secondo voi, questo, come avete letto dalla descrizione, sarà sempre un video haul. E questa volta sono stata contattata da un brand del quale non avevo mai sentito parlare, sono sincera. Ho sbirciato il loro sito, l'app, eccetera, eccetera, e ho visto che tanti dei loro capi rispecchiano il mio stile. Di conseguenza ho accettato e quindi farò da cavia per voi. E se tutto quello che ho ordinato rispecchia le foto del sito, eccetera, eccetera, non sarà la prima volta che ordinerò da loro, sicuramente. Perché ovviamente dal sito sono stata piacevolmente colpita. Loro non trattano soltanto abbigliamento, accessori, eccetera, eccetera, ma anche abiti da sposa. Molto interessante. Allora, il sito in questione si chiama Milano con due O. Ve lo mostro anche qua sulla busta di un capo che io ho preso. Tra l'altro qui c'è anche il QR code, quindi se avete voglia e interesse, curiosità, scansionatelo. Si può scansionare sia da iOS che Android. Ovviamente mi hanno dato anche un codice sconto per voi. Lo metterò qua sopra e anche nell'info box, ovviamente. Andate a dare un'occhiata. Ora iniziamo, ragazzi, perché sono davvero curiosa. E come primo capo, vi ho spoilerato il colore, più o meno, del primo prodotto. Ed è un colore del quale mi sono fissata nell'ultimo periodo. Ma penso chiunque, perché si vede ovunque. Ce l'ho anche sulle unghiette. Ok. Allora. E visto che arriva il freddo, ho preso un pelicciotto bordeaux, vinaccia. Dentro c'è anche la fodera bordeaux, un po' più chiara ovviamente. Comunque ve lo avvicino, è fatto in questo modo. È crop top, sembra caldo, abbastanza caldo. Ovviamente me lo proverò per bene. E indosso fa un effetto diverso, qua in questo modo non riesco a mostrarvelo benissimo. Però ragazzi, a prima vista a me piace. Ho preso la taglia S, sono sicura che questo inverno la indosserò spesso. E appena l'ho vista, e ho appena visto questo colore, ho pensato di abbinarlo a dei stivali bordeaux che devo ancora comprare. E adesso me lo indosso anche. Non sono vestita particolarmente invernale, ma anche così comunque potrebbe andare bene. Ecco, è caldo, dietro è fatto così, un po' oversize. Morbidissimo, poi questo colore è fantastico. Per me sarà il mio capo preferito di questo inverno. Volevo dire autunno-inverno, ma è più invernale. Non c'è la tasca! Ho avuto l'istinto di metterci le mani dentro la tasca, ma non c'è la tasca. È fatto così. Mi dà un vibe allegro, questo colore lo trovo
elegante e raffinato. Ok, questo è il primo capo e come primo capo devo dire che sono soddisfatta. Qua dentro ho un altro capo di cui sono molto 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 curiosa, perché è un dupe di un marchio famosissimo, ma vediamo insieme se si presenta bene. Avevo paura che il materiale non sia così qualitativo, però lo vediamo insieme. Il capospalla ha anche la sciarpina incorrinato e si tratta di questo capospalla. Vedete? Così nero e all'estremità ha questo crochet, diciamo. Quindi tutte le estremità e anche le tasche. L'ho preso della taglia S, ma è oversize. Non vedo l'ora di indossarlo e mostrarvelo. Il materiale ve lo mostro un po' più da vicino. È fatto così. Ovviamente non è un materiale eccelso, ecco. Però dato che mi piaceva questo genere di capospalla con questa forma, questa era l'occasione migliore per provare appunto questo genere di capo. Sul sito lo trovate in questo momento scontato a 47,99 €, ma questi sconti possono anche variare perché ogni giorno fanno dei sconti diversi che possono essere più alti o più bassi, ecco. Ragazzi, sono curiosa di indossarlo e provarlo anche con la sciarpina. Comunque anche questo lo abbinerei a dei collant, dei pantaloncini o un vestitino corto, stivali alti e questo sopra. Sono molto entusiasta, emozionata all'idea di avere tra le mie mani questo genere di giubbottino. Ripeto, il materiale non è un granché, però devo dire che fa una bella figura ogni tanto da mettere. Non è pesantissimo, quindi va in autunno, inoltrato. È un taglio che mi piace molto, adoro. Vediamo anche un po' com'è con la sciarpa. No, vabbè, è molto bello. Mi piace. Mi piace. Devo dire che è molto fedele alla foto che ho visto sul sito. Lo metterò il mese di ottobre, novembre, e dato che non è molto imbottito, ovviamente in inverno inoltrato non potrò metterlo, però prima la potrò sfruttare. Dietro è fatto così. Ragazzi, dico sempre mi piace, è molto bello, eccetera, eccetera, ma sono sincera. È molto carino. Taglia S ed è un po' lunghino sulle maniche, ma a me piace tantissimo questo effetto. Se metto i guanti anche insieme, guanti neri in pelle, ci staranno benissimo. Degli occhiali da sole molto grandi e scuri. Non vedo l'ora. Altro prodotto è questo, è un accessorio, anche questo un dupe di un altro marchio molto famoso, ma ero molto curiosa di provare
questo tipo di borsetta. E si tratta di questa qua, nera, con questo bellissimo manico. Tra l'altro adesso strappo magari anche il cosino per proteggere questo fantastico manico. Ha anche la tracolla. Si è incastrata. Questo è il bello della diretta. Comunque, ha anche la tracolla, ma io sicuramente la metterò senza tracolla, però la tracolla non si può togliere. Avrei voluto prenderla bordeaux da abbinare alla pellicciotta, ma nel momento in cui ho scelto io tutti questi prodotti non c'era, non era in stock. Quindi ho preso il nero che abbino a tutto. Sono impressionata di quanto è bello questo manico. All'interno c'è anche una cerniera, quindi una tasca. È perfetta, non ha nessun graffio, niente di niente. La trovo davvero elegante. E l'abbinerò a questo capospalla a questo punto, ma anche a quello bordeaux, perché no? Va benissimo con tutto, con qualsiasi capo di abbigliamento, perché è nera e il manico è di questo dorato, per niente cheap. Borsetta che potrò benissimo indossare anche con questo capottino. Guardatela un po' più da vicino, nera con questa lavorazione e questo manico, la rende davvero bella. Sono particolarmente colpita che il materiale è fatto bene. Stupenda. Poi il penultimo prodotto, un vestitino in licra, sembra in licra, ma ha la particolarità di essere lungo fino alle caviglie, se non di più, dipende, vedremo, perché lo indosserò, e ha le spalline imbottite. Cosa fantastica! Tra l'altro sono molto imbottite e io adoro tantissimo le spalline imbottite anche da mettere sotto le camicette, le magliette, altri vestiti e via dicendo. E quindi sono alla disperata ricerca delle spalline da comprare e appiccicare alla spallina del reggiseno in modo da indossare al di sopra appunto qualsiasi maglietta, camicetta e vestito. Ho cercato su alcuni siti, ma ad ora non li ho trovati come voglio io. Ragazzi, è nero, semplice. Anche di questo ho preso la taglia S, mi pare. Sì, di tutto ho preso la taglia S, quindi sì. Molto carino. Però vedremo insieme se mi sta, come veste, eccetera, eccetera. Ragazzi, ho fatto un po' di fatica a indossare questo vestito perché è davvero stretto e segue la figura. Lo sto provando con un corsetto sotto, quindi scusate se si vede qualche segno appunto del corsetto. Comunque, guardate che spalline. Cioè, guardate qua. È giusto che sia così stretto, perché l'idea è che sia una seconda pelle. Quindi
mi allontano un po', così vedete più o meno la lunghezza. Mi devo appiccicare al muro in modo da farvi vedere la lunghezza, comunque arriva alle caviglie. Molto bello il tutto anche insieme a questa borsa. Che dire, secondo voi mi piace? Sì, mi piace perché veste bene, mi piace come indosso. La mia parte preferita sono le spalline. Aiutatemi. Se conoscete un sito che vende spalline così imbottite, ma così esageratamente imbottite, segnalatemelo. Scrivetemelo nei commenti. Un po' diabolic, ma davvero femminile. Adoro. Non so se vi ho detto, sono stata contattata da loro in vacanza, quindi ero ancora in mood vacanza, di conseguenza ho scelto anche un capo un po' estivo, che ora non posso mettere. O meglio, se dovessi andare mai in vacanza in un posto caldo, sicuramente sì, oppure lo accantono per il prossimo anno. Ma è un'idea, se voi avete in progetto, in programma, un viaggio in un posto esotico, questo potrebbe fare a caso vostro. Quindi è un vestito bianco. Sotto c'è anche la sottoveste, quindi non è per niente trasparente, a spalle scoperte, è classico, perché è un vestito abbastanza classico. Il materiale è niente male, comunque ve lo faccio vedere anche un po' più da vicino. Taglia S. Potrebbe sembrare anche un vestito da sposa. Penso di avervelo detto all'inizio del video, se non ve l'ho detto ve lo dico adesso. Loro vendono anche abiti da sposa, sicuramente a prezzi accessibili, quindi date un'occhiata. E se decidete di acquistare qualcosa da loro, usate il mio codice sconto. È davvero carina. Abbinerei questa dei Cowgirl. È un cappellino. Comunque, lo indosso e lo commentiamo insieme. O meglio, lo commento io, ma voi scrivetemi la vostra impressione appunto nei commenti. Che giro di parole. Ultimo capo. Vacation vibes. Lungo, ragazzi. Faccio una cosa. Salgo senza ammazzarmi sulla sedia in modo da mostrarvi quanto è lungo. Sotto ho messo dei camperos e questo cappellino. Fantastico. Scendo prima che mi ammazzo. E sono soddisfatta. Scusate, il cappellino è leggermente grosso e mi annebbia la vista. L'ho pensato in questo look qua, con i camperos, il cappellino da cowboy fatto in questo modo e anche una cintura in vita, perché no? In vita c'è l'elastico, quindi va benissimo, non è strettissimo. Bello, bello, bello. Perché è finita l'estate? Ma mi piace tantissimo anche l'autunno e l'inverno. Sempre per i vestiti, ovviamente. Vado a prendere la cintura, lo voglio provare anche insieme alla cintura. Ecco qua. Una cintura più o meno
che riprende i colori del cappellino e i camperos, anche se è leggermente più scura. Comunque ci sta benissimo anche con in vita la cintura che delinea appunto il punto vita. Mi sento una ragazzina in un campo di fiori. Bello. Anche questo ha approvato, bellissimo. E non lo dico solo perché ho collaborato con loro, ma sono rimasta colpita. Adoro questi look. Tra l'altro, qualche anno fa mi vestivo perennemente così. Di conseguenza, questo vestito, questo taglio di vestito, mi ha fatto venire in mente quei periodi, quindi la nostalgia. Bene, sono giunta anche alla fine di questo video. Mi sono molto divertita a scoprire capi nuovi, quindi a provarli insieme a voi. E vi invito anche a commentare nei commenti, appunto, e dirmi qual era il vostro capo preferito di questa haul. Inoltre, se andate a sbirciare il sito senza impegno, vi invito comunque a usare il mio codice sconto nel caso vogliate acquistare qualcosa. Grazie mille ancora e vi bacio, vi abbraccio e ci vediamo la prossima volta. Buon weekend!